Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono qui con una nuova tutorial. Faremo insieme questo ciondolo. Il nome che ho dato, devo ringraziare a Lucky Nappi. Ho chiamato Miriam. E vi presento il materiale e iniziamo con il tutorial. Dopo che ho vi mostrato i materiali, devo dire una cosa che riguarda l'incasonatura. E poi cominciamo con il tutorial. Ok, per realizzare questa ciondola occorreranno i rivoli da 14 mm, super duo, cipollotti 3x4 mm, poi occorrerà Rocal Toho 110. Quindici zero Rocal, questa è Miyuki. 15-0 Rocal Toho. E come detto, devo dire una cosa che riguarda la incasonatura: come questa Rivoli è più grossa di questa Rivoli. Qui l'incasonatura, per l'incasonatura ho utilizzato i Toho, mentre se dovete incasonare questa Rivoli, consiglio di utilizzare Miyuki, Rocal Miyuki 110. Ecco, cominciamo con il tutorial. Io ho già incasonato i miei Rivoli e come detto ho utilizzato per l'incasonatura la Miyuki. E niente. Il link dell'incasonatura potete trovare sotto questo video tutorial e così potete guardare come si incasona un Rivoli. Ecco, cominciamo con il tutorial. Io, come vedete, ho portato con l'ago a centrale della lavorazione di questa Rivoli. Adesso andremo e inseriamo due rocca. No, due roca, due super duo su ago e andremo a inserire nella rocal successiva sempre centrale e tiriamo il nostro filo. Ok, adesso dovrete prendere una Rocal 15-0 della Toho, questo è piccolo, cambio. Ok, un Rocal della Toho 15-0 e andare a inserire nella successiva della Rocal sempre centrale. Praticamente andremo a inserire queste perline al centro. Una volta due rocca, una volta una rocca al 15-0, quindi due super duo e vado a inserirmi nella successiva della rocca centrale. Quindi di nuovo inserisco sul mio ago una 15-0 Toho rocca. E vado a inserirmi nella successiva della rocca. Ok, questo dovete completare finché non avete inserito tutte le vostre perline. Quindi andate a completare in tutto giro. Ok, io ho inserito le mie perline e anche ripassato. Non ho detto di ripassare, chi vuole può ripassare. Quindi uscendo dalla foro in basso della super duo vado e porto in alto foro della super duo. Ecco, quindi casolato, ecco, quindi sono portato in foro in alto della super duo, me lo giro per la comodità questa lavorazione, così lavoro verso destra. Adesso a questo spazio vado a prendere un cipollotto da 3x4 mm e vado ad inserire questa tra super duo.
mentre qui andremo a inserire un toho rocal 11.0. Quindi prendo di nuovo un cipollotto e andrò a inserire tra le superduo. Quindi un toro K 11.0. Di nuovo faccio vedere che prendo un cipollotto da 3x4 mm, vado a inserirmi qui tra questo superduo, e un'altra rocca qui, e quindi questa dovete andare e completare di inserire in tutto giro. Ok, ho inserito anche le perline e come vedete uscendo dalla Toho Rokal 11.0 andiamo e inseriamo due 15.0 della Miyuki su uno sruago e adesso dobbiamo andare ad inserire queste due 15.0 sotto la rocca che si trova sotto la nostra 15.0 di Altoho, quindi vado a inserirmi qui, qua vedete che sto inserendo quella ruca che si trova sotto la nostra 15.0 e tiro il mio filo, così adesso di nuovo andrò a inserire due 15.0 e vado a reinserire a questa Toho 11.0 e esco con l'ago nella cipollotto e tiro il mio filo. Così. Adesso andremo a inserire un Toho 2x2 e un toho, quindi andremo a inserire adesso su uno sruago un rocal 11.0 della Toho 2x2 e un toho da 11.0 e andiamo a ripassare da dietro a questo cipollotto, entro nella superduo, esco nella Toho 11.0 e tiro il mio filo. Praticamente applichiamo sopra al nostro cipollotto. Adesso uscendo dalla Toho nuovo prendo 2.15.0 della Miyuki. Quindi prendiamo di nuovo 2.15.0 della Miyuki e come detto prima andremo a inserire nella rocca che si trova sotto al nostro 15.0. Qui. E tiriamo il nostro filo. Quindi di nuovo prendo 2.15.0 e vado ad inserire nella nostra Toho 11.0. Inserire, dai, vabbè, non trovo il passaggio. Ecco qua. Entro nella superduo e porto su con l'ago nella nostra cipollotto e tiro il mio filo. Così. Adesso scendo dalla cipollotto di nuovo andremo a inserire un toho 2x2
è un togo e vado a ripassare da dietro da cipollotto, entro nella super duo e esco dalla togo e tiro filo. Ok, questo dovete completare finché non avete completato in tutto il giro. Ok, anche questo ho completato. E uscendo dalla cipollotto dobbiamo andare a salire sopra a questa rocca. Attraversiamo i due super duo. Attraverso i due super duo, controllo per non passare il filo e usciamo dalla togo successiva che si trova a questa parte. Quindi usciamo con l'ago a questa togo. Ok, adesso andremo a inserire tre rocca sempre della Toho 11.0 sul nostro ago e andremo a inserire nella 2 15.0 della Miyuki, tiro filo. Adesso vado di nuovo a inserirmi a questa toho con l'ago. Tiro il mio filo e risago anche nell'altra 2 15.0 della Miyuki. Quindi risago con l'ago nella 2 15.0 della Miyuki. Adesso uscendo da questa 2.15.0 andremo di nuovo a inserire 3 rocca 11.0 e vado a inserirmi a questa toho 11.0 e tiro il mio filo. Quindi vado attraverso anche nelle super duo, attraversiamo nella super duo, esco con l'ago a questa rocca. Così. Quindi di nuovo vado a inserirmi 3 rocca sul mio ago e vado a inserirmi di nuovo nella 2 rocca 15.0 della Miyuki, tiro il filo. Quindi vado ad inserirmi nella toho e risalgo con l'ago nella 2.15.0. Quindi cosa faccio? Di nuovo inserisco 3 rocca sul mio ago. Quindi inserisco nuovo 3 rocca sul mio ago e vado ad inserire a questa rocca che si trova nella mia destra della super duo.
sinistra, scusate, non a destra. Quindi attraverso nel 2 super 2. E esco dalla rocca 11.0 e quindi questo dovete continuare finché non avete completato inserire le vostre perline. Ok, ho terminato, ho completato anche questo giro e come vedete uscendo in basso foro della Superduo andremo con l'ago a inserire nella prima due rocaille. Andiamo, inseriamo con l'ago della prima due rocaille, tiriamo il nostro filo e adesso andremo a inserire due super duo. Inseriamo due super duo e andremo inserire in alto della 2 rocca 11.0 quindi, oh va bene, scusate un attimo, ecco, e quindi usciamo con l'ago della prima 2 rocca 11.0 e tiriamo il nostro filo. Quindi adesso vado attraverso anche nelle superduo, attraversiamo nelle superduo tutti e due, attraverso anche in questo e scendo con l'ago della prima due rocca. Quindi scendo con l'ago della prima due rocca e tiro il filo. Ok, quindi prendiamo di nuovo due super duo e riportiamo ad inserire nella prima toho della nostra 11.0. Eia. Ecco, vedete che salendo con la prima due della rocca e tiriamo il nostro filo. Ecco, sarà, ecco qua. E tiro il mio filo, ecco. Quindi ripassiamo anche nelle super due, in tutti e due. Tutti e due e usciamo dalla due rocca successiva. Ecco, così. Quindi di nuovo inserisco due super duo. E vado a portarmi sopra con l'ago a queste due rocca 11.0 è che io sono cieca, mannaggia te, poi un po' agitata, non so perché, mamma mia, vabbè, comunque vabbè, faccio fuori da camera perché va agitando, quindi portate sopra nella due rocca. Che faccio vedere un'altra volta, uscendo da questa due rocca, quindi inserite due super duo sul vostro ago e anche scivolata, mannaggia te, rinseriamo veloce, ok, e quindi andate e inserite
in queste due rocca. Oh, mamma mia, devo trovare il passaggio. Io sto perdendo solo tempo, porca miseria. Mamma mia, oh, che non va. Vabbè, inserite tutte le vostre perline e completate questo giro. Ok, inserite le mie perline e uscendo dal foro basso della Super Duo andiamo e portiamo su in alto con la ago nel foro in alto della Super Duo. Ecco, quindi uscendo in foro in alto della Super Duo e me lo giro perché così lavoro comodamente, andremo a inserire un roca 110 della Toho. E andiamo a inserire in tutti gli spazi un Toho 110. Devo essere sincera, ho sbagliato all'inizio che ho utilizzato questo filo lungo e lavoro molto comodamente, scomodamente. Quindi anche qui andremo a inserire un Toho, quindi riempiamo i nostri spazi con Toho. Castra questa fila, mannaggia. Quindi consiglio a voi di non utilizzare molto filo perché sono incasinate come me, perché castra per tutte le parti. Ecco, vedete, sto riempendo tutti gli spazi con le Toho. E quindi dopo che avete riempito tutti gli spazi, andate e ripassate. Mannaggia, che cassa, vedete. Ok, ho inserito un paio ma lo giro per farla vedere, quindi vedete che sto riempendo tutti gli spazi con la Toho, quindi andate, riempite e ripassate, poi faremo la cappettino per la base del ciondolo. Ecco, inserite tutte le rocca in tutti gli spazi, andremo a inserire 5 rocca sul nostro ago e faremo il nostro cappettino per la base del ciondolo. Quindi uscendo da questa rocca vado e inserisco da dietro dove esce il filo la nostra rocca. Una volta che avete inserito la parte del cappetto dovete ripassare almeno 3 volte per rafforzarlo. Quindi, come detto, ripassate nella lavorazione e poi potete chiudere la vostra lavorazione. Lavorazione e ciondolo sarà terminato. Spero che il tutorial ti sia piaciuto e spero di tornarci presto con una nuova tutorial. Per adesso vi saluto a tutti e un abbraccio forte. Ciao!